Ciao a tutti, anime, bentrovati, bentornati a tutti quanti. Qui su Quinta Dimensione Letture saluto tutti, care anime, vi ricordo di leggere la descrizione del video perché ci sono i tempi di tutte le letture che facciamo oggi, ci sono i link per acquistare le tovagliette, gli oracoli che creo io. Vedete anche in sovraimpressione alcune cose, ricordo i consulti privati, trattamenti energetici, percorsi spirituali, quintadimensioneletture.it, dove si può anche leggere, mi raccomando. Tutti gli aggiornamenti che ci sono a livello planetario, ascensionale, eccetera. Leggete tutto qua sotto nella descrizione. Partiamo subito. Scegli una di queste due stelline. La prima è la stellina verde, la seconda è la stellina gialla. Facciamo già i mazzetti iniziali, poi ci sono delle carte che metterò giù per ognuno. Allora, scegli pure una di queste due intanto, mentre mischiamo, chiedi comunque che tu riceva quello che ti deve arrivare. Quindi vediamo a brevissimo proprio cosa c'è. Stellina verde e stellina gialla. Chi interessa l'amore, ricordo è un video collettivo, eh? Quindi non forziamo nulla, se non è per te sarà per qualcun altro, quindi non si forza. Eventualmente se proprio non ti risuona, prova a sentire l'altra stellina, cara anima, eh? Vediamo un po' anche dal divino un messaggio. A brevissimo. Questo è uno dei miei oracoli, chi vuole acquistare il link in descrizione. Prossimi eventi, vediamo a brevissimo. Mettiamo l'energia, poi ci mettiamo sopra tarocchi e altro, al momento però della lettura. Vediamo intanto l'energia per la stellina verde e per la stellina gialla. Molto bene, questi sono i mazzetti intanto, eccoli qua. Mazzetto numero 1, quindi il gruppo 1 è con la stellina verde, il gruppo 2 con la stellina gialla. Bel respiro. Partiamo con la lettura numero 1, quindi il primo gruppo di quelli che hanno scelto la stellina verde. Partiamo, vediamo intanto un'energia, com'è qua? Maturità si chiama. Questa è una carta che ci indica che possiamo raccogliere anche i frutti del nostro raccolto. Quindi vuol dire che siamo pronti. Qui c'è un'anima e un'energia che è pronta, che magari ha lavorato, che ha superato, che ha guarito. O comunque nel percorso, diciamo, abbastanza avanti, ha già fatto molte cose di quelle che doveva fare come anima, appunto, per la propria ascensione, per la propria evoluzione, ed è il momento di raccogliere i frutti. Quindi è stupenda questa cosa, è una bellissima energia. Ricordo, è un collettivo, cara anima, quindi senti bene se la vibrazione è quella giusta comunque per te, altrimenti non è per te, chiaramente è per altra gente. Ascolta eventualmente l'altra stellina. Ricordo tutte le informazioni nella descrizione del video, commentate, fatemi sapere, mettete like al video, fatemi sapere come risuona. Quindi qui abbiamo comunque un qualcosa di pronto, perciò ci siamo, qui mi piace questa cosa. Ricordo, chiaramente vedi se è per te. Comunque c'è un'energia matura, un'energia pronta per essere, diciamo, per fare, come dire, il prossimo passaggio, chiamiamolo così, la fase quell'altra, la prossima. Vediamo, quindi questo è già in essere come energia che c'è e anche a breve sarà così. Vediamo ancora, a brevissimo sempre, creatività ed abbondanza. Sei stato chiamato all'azione, dice qua, sei chiamato a fare, qui anima c'è da muoversi, sei pronto per fare grandi cose e nell'entrare pienamente in quello che tu sei. Cioè
Cioè, entrare proprio nel tuo compito, nella tua missione, nell'anima che sei, devi essere completamente te stessa. Questo è un periodo di grande creatività. Far nascere dei progetti belli, cioè questa è una carta di nascita, di buoni progetti, addirittura se uno vuole fare un figlio, dice qua anche quello. Cioè tutto ciò che nasce adesso, compresi i bambini, ma anche le idee, i progetti, eccetera, eccetera, è grandioso adesso, quindi a breve. Segui le tue passioni in modo che l'abbondanza e la prosperità possano manifestarsi a te. Quindi facendo le cose che tu ami, chiaramente hai una vibrazione diversa. Quindi cominciamo a togliere dalla nostra vita le cose che non sono più per noi, che non vanno bene più per noi, e cominciamo a fare invece le cose che ci piacciono, perché quelle sono che aprono le energie e l'abbondanza, la prosperità si aprirà a te se tu appunto segui queste tue passioni. Mi raccomando. Qui dice cose nuove, cioè le cose nuove sono favorite, dare la nascita a qualcosa di nuovo. Bellissima questa cosa, eh? Qui stiamo andando, mi piace questa cosa. Vediamo come proseguiamo. Per chi interessa l'amore, mettiamo qua un minuto. Questo è un canale di crescita e di appunto espansione più a livello di coscienza che parlare se mi ama, non mi ama, eccetera. Però comunque è un'energia terrestre d'amore che molti, a molti può comunque riguardare. Vediamo, diamo un'occhiata anche qua. Lasciati aiutare dagli amici, chiedi e accetta il supporto degli altri. Qui magari per qualcuno a livello amoroso parlo, cioè magari da farsi aiutare parlando, chiedendo, sempre a chi interessa, chiaramente l'amore mi rivolgo a quelli a cui interessa, ci vuole magari un aiuto qua, cara anima. Forse da sola in questo momento non va bene, dovresti cercare magari parole, aiuti, consigli, no? Vedi, chiedi e accetta il supporto degli altri. Se qualcuno ha bisogno qua di aiuto, di supporto per una situazione amorosa, lo faccia pure, perché qui magari impuntarsi non serve in questo momento. Ci dice, lasciati, apriti un po', magari parla di questi problemi che ci sono, delle cose che ci sono, parlane anche con persone magari che sono, diciamo, vicine a voi come coppia, anche se in questo momento non c'è una coppia, ma si è un po' separati, uno di qua, uno di là, però. È come se uno sente che, diciamo, sentisse che la cosa non è finita, diciamo così. Ci potrebbe essere un supporto dall'esterno. Quindi pensaci eventualmente a questa cosa, anima, perché dovresti farti aiutare, dice qua, dagli amici. Quindi amici, conoscenti, insomma, persone, qui c'è proprio la sposa, guardate. Persone vicine, insomma. Andiamo avanti, vediamo ancora, sempre a brevissimo. Queste sono cose da fare a breve, eh. Allora, vediamo ancora. Freya, qui andiamo sul runico. Sulle proprie idee runiche, non rene, delle rune appunto. Qui ci sono delle fasi e dei cicli. C'è un inizio anche, diciamo, dietro a ogni fine, cioè una fine è un inizio, no? Se qualcosa finisce, c'è poi comunque anche un inizio, quindi non ti disperare, magari si rivolge a chi sta chiudendo dei cicli, delle cose, perché dietro a questa chiusura di questo ciclo c'è anche un bel inizio, dice. Le illusioni sono rivelate e rilasciate, quindi se qualcuno si era auto, non lo so, illuso, se si era, come si dice, quando uno si fa tante cose sulla testa, no? Si era un po' così creato delle sue fantasie, delle sue idee che poi magari non si sono rivelate reali, diciamo che ora tutto questo verrà rilasciato, cara anima, quindi tutto ciò che era nella tua testa e che non corrispondeva comunque, non trovava una risonanza nella, diciamo, vita. Una manifestazione nella tua vita, diciamo terrestre, verrà finalmente tolto. Quindi ogni illusione cadrà. È un po' un risveglio anche qua. E appunto queste fasi, questi cicli, qui ci sono nella lettura numero uno dei cicli che stai vivendo, cara anima, delle cose che iniziano, finiscono, tolta quella, inizia quest'altra. Se ti tolgono dalla strada qualcosa, è perché c'è un motivo, eh. Se una persona se ne va, o tu mandi via una persona, qualcosa, quello che sparisce adesso, in questo momento ascensionale di aiuto grandissimo, c'è un motivo, se sparisce, non è a caso. Quindi dietro una fine che ci possa essere stata, c'è anche un inizio. Quindi questo può essere già capitato, o comunque a breve ci sarà questa cosa. Per tutto questo vale, o c'è già o a brevissimo accadrà. Vediamo cos'altro accadrà a brevissimo anche. Scoprirai qualcosa, qualcosa che non sapevi o sospettavi, tu adesso lo scopri.
Qualsiasi ambito intende amore, lavoro, amicizie, qualsiasi cosa, eh? Quello che hai in testa in questo momento, qualcosa che non sapevi o sospettavi. Quindi da una parte qualcuno un sospettino ce l'aveva, di qualcosa e lo verrai a scoprire, oppure qualcun altro rimarrà proprio attonito, cioè proprio non dice, ma io proprio non pensavo mai questa cosa, non avrei mai pensato, no? Quindi qui dipende un po' da voi, chiaramente è un collettivo. Fatemi sapere poi nei commenti qualcosa che non sapevi o sospettavi. Quindi si scopre qualcosa molto breve, cara anima, vai a scoprire qualcosa. Per qualcuno c'è un nuovo amore, eccolo qua, bello per chi interessa, chiaramente inizio di una relazione. Chissà che c'entra anche questa carta qua, magari una nuova relazione in arrivo, questo è buono per chi comunque cerca ed è alla ricerca di un amore. E qui pare che a brevissimo c'è una conoscenza nuova con la quale probabilmente ci si trova subito anche in sintonia. Una persona, oppure già che si conosce una persona, ma con la quale magari prima non c'era nulla, magicamente viene fuori che magari invece adesso c'è qualcosa, no? Un nuovo amore comunque sia, che sia una persona nuova. Una persona che già si conosce, però qui qualcosa si muove in questo senso. Quindi si può iniziare una relazione a breve, un nuovo amore. Vediamo il prossimo evento. Un aumento di energia. Ehi, vai, qui bellissimo. Le tue energie aumenteranno, ci saranno connessioni profonde per te. Quindi benissimo quando ci sono quei momenti in cui decreti, in cui fai i codici sacri, in cui fai meditazione o comunque i tuoi momenti di introspezione, perché questa energia va su. E ti connetterai anche meglio a brevissimo, ci riuscirai molto meglio. Quindi questo è un ottimo momento per chiedere. Chiedete. A questo momento qua, per la lettura numero 1, la stellina verde, se ha qualcosa da chiedere adesso, visto che c'è in arrivo questa connessione profonda che potrebbe portare proprio risposte più chiare a quello che tu vuoi sapere, le energie che aumentano, è il momento buono per chiedere questo qua, Mettiamo qualche carta di tarocchi sopra a brevissimo, cosa accade a brevissimo per la lettura numero 1. Stellina verde a brevissimo. Qualcuno come ci dice qui, qui ci sono delle scelte da fare, come ci diceva Freya, ci sono dei cicli che si vanno a chiudere. Qui qualcuno va a chiudere qualcosa che ormai non è andata più bene a voi, qualcosa che non vi sta più bene nella vostra vita da tanto tempo. Qui vedo cose da tanto tempo. La lentezza di un qualcosa con il Cavaliere di Denari, per esempio, la lentezza in persona qui, la temperanza, cioè ma qui c'è una vita intera da cambiare. Da tanto tempo qua che siamo un po' bloccati, fermi, diciamo, no? Qui ci sono persone vedo coinvolte nella vostra vita e qui già su tre carte ci sono due cavalieri, quindi qualcuno anche che potrebbe entrare nella vostra vita con molto ardore, mi riferisco anche all'amore eventualmente, o comunque quello che conta di simile questa carta è anche la velocità. Il cavaliere di bastoni confrontato col cavaliere di denari sono proprio gli opposti, però c'è da dire che il cavaliere di denari, proprio perché appartiene al segno di terra, comunque sia, è una persona anche affidabile. Magari è lunga, come tempi, però con i denari siamo più sul sodo e sul concreto. Questo qua, invece di bastoni, magari fa promesse un po' come i marinai, diciamo così, più fuoco, tutto un botto, come si dice, poi dopo non si sa più niente. Qui abbiamo la lentezza, qui abbiamo la velocità. Vedete voi, insomma, perché è un collettivo. Non so cosa è meglio. Però comunque sono cose, vedo qua, che la lettura 1 va a togliere finalmente dalla propria vita cose che vanno avanti da tempo. Qui parliamo di anni, 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 però no, qui c'è il cambiamento, qui bellissimo con le stelle, Bella cara anima, però questa eccola qua che era uscita anche nel taglio, qui bisogna che però prendi una decisione e a breve la prendi, Forse anche grazie al cielo la prendi questa decisione. Grazie alle stelle prendi questa decisione. Ti arriverà magari un aiuto, una connessione, appunto come diceva qua, una risposta dall'alto. È sempre un arcano positivissimo questo. Ecco, qua qualcuno invece, vedete, rimane un po' ancorato anche alla vecchia energia, sembrerebbe ancora qualcuno qui deve staccarsi da cattive abitudini, da dipendenze
da persone che ostacolano anche a livello energetico e comunque sono basse energie. Qualcuno magari ancora ha qualche, non so, larva astrale attaccata. Fatevi una bella ripulita energetica, fate della meditazione, visualizzatevi sempre nella luce. Qui c'è da farsi un po' una ripulita energetica, eh? Comunque abbiamo ancora delle basse energie o create da noi o anche da altri, eh? Queste sono tutte e due, sia da noi che da altri. Niente, qui necessità di una decisione assolutamente. Qualcuno, non so, poi dopo fatemi sapere nei commenti. C'è da fare anche con i figli a breve qui qualcosina, eh? Non sono brutte cose, però qualcosa che ha a che fare anche con i ragazzi. Con i figli, impegni con i figli, vediamoci un po' qualche carta sopra eventualmente, però qui quello che mi viene all'occhio è decidere, decidere, muoversi, decidere, action, come ti diceva qua, ti ricordi l'angelo, muoviti adesso è il momento buono per fare le cose, questa è la lettura proprio del brevissimo, è stupenda questa lettura perché è coerente al massimo anche quello che sta uscendo con il titolo. Cioè, quello che dice il titolo poi trovate effettivamente nel video, non è che poi c'è un titolo e nel video è tutta un'altra cosa. È così, qui c'è un invito all'azione, qui c'è proprio da fare qualcosa adesso. Quando tu trovi questo video è sempre valido, chiaramente, non quando lo faccio io, eh. Vediamo un po' ancora brevissimo cosa c'è qua. Qui ci potrebbe essere, diciamo, anche un uomo in questa lettura, un uomo ben piazzato, diciamo. Un uomo ben piazzato nella vostra vita che potrebbe comunque centrare qualcosa in questa vita. Guardate che carte. Qui c'è qualcosa di famiglia anche. Questa è una bella carta, in realtà. Notizie gradite. Riunirsi magari con qualcuno, con qualche persona, diciamo anche familiare, ma non solo, però con belle opportunità, belle cose che portano bene, diciamo, A brevissimo sempre. Vediamo qui qualcuna che fa. Qui vedo molto la famiglia stavolta, però, eh? Famiglia, conoscenti, persone attorno a te. Sì, qualcuno, io confermo qua molto forte il nuovo amore, eh? Di nuovo, fidanzamenti che evolvono, vanno avanti, magari sfociano in una convivenza, per esempio, no? Qualcosa del genere, però c'è qualcuno qua in amore, trova un'altra persona, ve lo confermo, questa cosa. Qualcuno che vi aiuta anche c'è. A breve un incontro anche con qualche appuntamento molto importante che arriva un buon esito. State aspettando qualche bella notizia qua, una risposta di lavoro, un qualcosa di importante. Arriva anche la bella notizia, assolutamente sì, cara anima. Assolutamente sì. Qualcuno potrebbe avere a che fare anche con l'estero. Non so, vedete voi, fatemi sapere poi sotto nei commenti. Qualcuno che magari ha fatto qualche richiesta per partire. O cose del genere, potrebbe avere risposta anche per quello, eh? Poi vedete insomma un collettivo, fatemi sapere sotto, però questa stesa si capisce benissimo, questa lettura è una lettura di cambiamento forte, forte, forte. Qui c'è da cambiare adesso, da decidere adesso, senza tanto, diciamo, girarci attorno, stellina verde. È il momento buono, è ora, qui è ora. Grazie mille, cara anima, lasciami un mi piace, un like al video, iscriviti al canale e io vado avanti. Lettura numero 2, chi ha scelto la stellina gialla? Partiamo con l'energia intanto e poi vediamo il resto. Come partiamo, stellina gialla? Bene, piano piano chi va sano e va lontano qua. Qua facciamo un piccolo passettino ogni volta, ci lavoriamo sopra, mettiamo il semino e vediamo se nasce il fiore o il frutto. Quindi qui al momento bene come stai prendendo le cose, se stai prendendo le cose così saggiamente, ok? Se sei tra quelle persone che invece non è così, questo è il consiglio. Qui dovresti prendere le cose senza far troppi programmi a lungo termine, vedere il qui e ora, passo dopo passo, cara anima, qua dovresti fare. Per chi all'ascolto è tra quelli che vanno veloci come i treni, non si soffermano magari quanto serve su qualcosa, qui dobbiamo stare attenti a non andare troppo veloci perché magari potremmo bruciarci, quindi attenzione. Invece per chi sta facendo questa cosa va benissimo. L'energia questa deve essere. Infatti per alcuni all'ascolto ricordo un collettivo, per carità, se non è per te, per qualcun altro senti l'altra stellina eventualmente, però perché è già così va bene.
Va molto bene questa cosa. Chi non è così, questa è l'energia che ci dovrebbe stare, o perlomeno che sta anche arrivando. Forse ci stai anche arrivando, eh? Qui ricordo, parliamo di eventi a brevissimo. Ok? Vediamo, continuiamo ancora con questa cosa. Allora, essere aperti al successo, bella questa cosa. È come una ruota che cammina e che va avanti. Ti dice di guardare alle bellissime cose che puoi fare quando tu ascolti la tua guida divina. Sei stato bilanciato da molte differenti priorità e puoi uscirne fuori vincitore, dice qua. Molte priorità differenti hai avuto, quindi che ti hanno un po' temprato, bilanciato, no? Dice che ci potrebbe essere anche lungo la tua strada un momento, guardate, è incredibile perché dice un momento di riflessione o come fosse, ecco, praticamente come fosse. Vai piano e lungo la strada osserva bene cosa succede perché poi dopo procedi, no? E più o meno siamo lì, eh? Più o meno siamo lì come significato, ma non essere timoroso, dice, non essere una persona che poi si fa prendere dalla paura, permetti agli altri di manifestare la gratitudine che tu ti meriti. Anche. Quindi a breve ci potrebbero essere queste cose qua, diciamo, quindi permettere anche agli altri, se nei rapporti con gli altri sei uno che dà sempre e mai prende. Permette agli altri anche di manifestare il loro grazie, perché magari aiuti gli altri e dice che te lo meriti questo. Quindi permettiti anche di ricevere, cara anima, qua. Forse ci siamo però qui, eh? Cioè forse stai capendo queste cose e probabilmente a breve avrai questo tipo di cambiamento che per te è molto favorevole. Se già ci stavi pensando, ti ronzava, insomma, un po' questa idea, sappi che qui ci dice che va bene questa cosa. E guarda che dice di cose belle, ne hai già fatte tante. Quando tu ascolti la tua guida divina di cose belle, ne fai tante, ne fai. Hai avuto tante cose da fare, dicono, e ti hanno un po' temprato. Se ne sei uscito anche vincitore. Qui ovviamente parla di qualsiasi cosa, in amore, nel lavoro, nella casa, in tutte le cose. Quindi a breve, se ancora non è successo tutto questo, potrebbe essere il momento di queste cose. Quindi vedere finalmente la luce in fondo al tunnel, raccogliere finalmente il successo di quello che abbiamo fatto, lasciarci aiutare anche dagli altri, farci dire grazie anche dagli altri, perché bisogna anche sentirsi dire grazie e comunque sentirsi dire anche, insomma, una dimostrazione d'affetto, cioè non fare sempre tu quella persona che dà, devi anche ricevere, ci deve essere un bilanciamento. Questa è anche una carta di bilanciamento, per esempio, l'energia che è uscita sopra. Bilanciare. Bilanciamento tra gli equilibri, quindi se dai devi anche ricevere, perché attenzione, perché quelli che chiedono solo e non danno mai, prima o poi dovrete dare da qualche parte, è poco ma sicuro, o vi arrivano spese improvvise, multe, cose, cioè quando chiedete sempre che per esempio il gratis, no? La cosa gratis, oppure prendete sempre favori o cose, sappiate che prima o poi le pagate tutte queste cose qua, il doppio. Quindi sempre lasciare qualcosa in cambio, sempre, ovviamente in base alle proprie necessità, possibilità, però mai chiedere qualcosa a qualcuno senza dare comunque in cambio niente. Bene? Perché comunque è proprio è una legge questa universale, cioè non è che nessuno la può scalfire, è una legge di ritorno, per forza è così. Noi non la possiamo modificare questa cosa qua. Vediamo chi interessa l'amore. Brevemente, cosa c'è? Una riconciliazione. Una persona dal passato sta tornando nella tua vita. Oh, mamma mia, qui qualcuno sgranerà gli occhi perché magari dice, per carità, manco, ma neanche se fosse. Bene, la scelta qui è la tua. Se qua ci dice attenzione, ci potrebbe essere una riconciliazione, ma a te non interessa, basta che dici no. La vita in realtà è molto semplice. Se uno facesse quello che pensa, dicesse quello che pensa, in realtà non ci sarebbero conflitti, non ci sarebbero equivoci, perché se io parlo chiaro, come fai a non capire? Io parlo chiaro, quando no è no, quando è sì, e così bisogna fare. Se è gradita, bene, se non è gradita, un no grosso come una casa, subito stampato. Dove sono i problemi? Quando si dice quello che è. La verità è sempre vincente, la luce è sempre vincente. Quindi o sì o no. Qui ci dice qualcuno del passato, quindi tu già sai chi è. Sta tornando alla carica, sta tornando nella tua vita. Ci potrebbe essere a brevissimo qualcuno che si vuole riconciliare. Se ti sta bene, vai tranquillamente. Se non ti sta bene, un bel no grosso come una casa. Andiamo avanti.
Vediamo, perché tempo non ce n'è più, da perdere dietro energie e cose vecchie. Melchisedec, va bene, l'ordine di Melchisedec. Allora, vediamo questo maestro asceso cosa ci dice. Qui ci sono degli alti insegnamenti. Dice che tu hai imparato molto dalla tua esperienza. Guardate un po' il fiore della vita qua dietro che c'è, questo mantello che è come le ali. Hai imparato molto, dice qua, anima, dalla tua esperienza di vita. Adesso però ti dice una cosa, è richiesto uno studio maggiore per ulteriori progressi. Ti chiede di studiare un po', magari metafisica, mi arriva qua. Sono tutti simboli metafisici. Studia un po', quindi forse, ecco, mettiti a studiare anche su questo canale, puoi studiare tranquillamente, è tutto gratis qua sopra, Se vuoi essere seguita da me, poi vai nel mio sito, ovviamente non è gratis, come dicevo poco fa. Perché il tempo si deve pagare, come io pago quello degli altri, gli altri pagano il mio. Quindi, questi insegnamenti, se vuoi, mensilmente io faccio queste scuole o anche solo semplicemente consultazioni comunque private, se non vuoi fare proprio la scuola. Qui dice che qualcosa dovresti studiare di più profondo, approfondire. Dice qua, puoi fare un corso, puoi comprarti un libro, un DVD dove ci sono i corsi, seguire proprio i corsi di qualcuno online, però fare qualcosa. Qui dice ulteriori progressi adesso devi fare, però non basta. Quello che hai appreso da te non basta. Devi andare un po' a scuola ancora, dice qua. Studiare proprio, studiare è richiesto ora per ulteriori progressi, quindi per andare avanti ancora in questo dove? Nella tua crescita, chiaramente, no? Personale e spirituale. Vediamo dal mio oracolo, link in descrizione a chi piace, anzi grazie a chi li acquista. Dei complimenti, guarda, tesseranno le tue lodi, vedi, ci sono anche dei riconoscimenti qua in arrivo perché probabilmente hai fatto bene e finalmente ti godi qualche, come diceva qua, fatti dire anche che sei bravo, fatti anche ringraziare. Non dire no, ma va, no, no, ma che dici? No, invece di grazie. Se uno ti dice quanto sei stata brava, o che ne so, come sei bella, o quanto mi hai fatto bene, grazie di avermi aiutato in quella circostanza, grazie, digli. Non dire no, ma figurati, quando vuoi sono qui. Ma che significa? Tu non sei a disposizione di nessuno, né lo devi essere. Quindi se ti fanno un complimento, digli grazie. Non sminuire i complimenti che ti fanno. Non è un buon segno psicologico, anche come risposta che tu dai. Quando uno ti loda, non interrompere. Qualcuno anche qualche riconoscimento ha, quindi magari avete fatto un corso, avete fatto non lo so, qualche lezione. Qualcosa anche nella vostra città, non so, raggiungete come fosse un traguardo di qualcosa, eventualmente. O state in politica, che ne so, quelle cose, magari quelle associazioni locali, cittadine. Vediamo, io faccio qualche esempio, perché qui siete tanti ad ascoltare. Profonda ispirazione, lavoro personale, grande crescita. Beh, vedi che funziona sempre. Allora, come ti dice lui, seguirai questo consiglio, perché qua c'è un lavoro personale in crescita. Ti verrà proprio l'ispirazione, ti sentirai proprio tirata dall'alto proprio, no? Così, dalla sete, dalla fame di conoscenza, di proseguire perché vedi che è giusto, perché senti che è giusto, perché senti che stai meglio, come mi dicono tantissimi con cui parlo in privato e anche gli studenti, tra l'altro, che quando sono in questo percorso, decretando, insomma, tante cose, non è solo i decreti, però si sentono meglio. Quindi tu ti sentirai proprio il fervore. Sentirai che sei nel percorso giusto e non vorrai lasciarlo più, ma è giusto così perché indietro non si torna. L'ascensione è iniziata, il pianeta ci siamo ormai, Quella è la vibrazione. Non so se vedete che botte che dà il pianeta, Ogni tanto ce n'è una. Fatemi sapere poi nei commenti la vostra situazione, care anime. È una firma importante che arriva. Allora, la firma cosa significa? Brevissimo, sempre, eventi a brevissimo, che già a brevissimo firmi proprio. Oppure a brevissimo. Ti convocano per questa firma che tu sai cos'è, l'ambito è qualsiasi, amore, lavoro, quello che tu vuoi, sarai convocata quindi, poi dopo firmerai successivamente, ma sono cose comunque veloci, Oppure proprio firmi già proprio, a brevissimo. Benissimo per chi comunque sta aspettando questo, Vediamo qualche evento a brevissimo per te. Eventi a brevissimo per te. Lettura numero 2. Eventi a brevissimo, lettura numero 2.
Guardate, incredibile, di nuovo la ruota che gira. Bene, però, perché si procede, no? Perché si va avanti finalmente. Guardate, beh, cioè, incredibile. Tre carte, tre arcani maggiori. Sapete cosa vuol dire questo nei tarocchi? Che c'è un discorso molto importante della vita, quando è così. Karmico, molto importante, che si sta proprio adesso manifestando. Quindi sei in una ruota karmica in questo momento. Dove sta a te capire le lezioni, sta a te capire dove sta la guarigione. Qui abbiamo tutti gli strumenti, tranquillamente, per poter gestire questa cosa. Le cose vanno avanti, non stanno ferme nella tua vita. C'è anche un giudizio che arriverà dall'alto, c'è un ciclo che dall'alto, c'è un ciclo che si va a concludere per cominciarne uno nuovo. E confermo anche il ritorno. Confermo anche un ritorno di qualcuno che torna alla carica. Incredibile, c'è cioè tutti arcani maggiori. Su 5 carte, 4, di nuovo questo carro, queste ruote, come avevi anche di qua, che vanno avanti, cioè la vittoria. Ci potrebbe essere anche un trasloco qua, per esempio, un viaggio lungo, un trasloco, incredibile. Come va preciso, perché qualcuno qui deve mettere fine a questa stanchezza, eh. Scegli. Qui è qualcuno all'ascolto, ha diverse situazioni sul tavolo e deve scegliere, si deve decidere. Quindi se hai procrastinato, è ora qua a brevissimo che tu prenda una decisione, perché ci sono persone molto stanche qui. Molto stanche, all'ascolto intendo, eh. Voi che ascoltate. C'è stato troppo peso. È ora di togliersi questo peso da sopra perché basta. Sì, qua qualcuno qui a livello d'amore pure, eh. Allora, care anime, qui qualcuno comunque ha già a fianco, a quanto vedo, persone stabili comunque anche in amore, eh? Ci sono qua persone. Chi non c'ha la persona, sappia che comunque qualcuno non solo di vecchio, ma secondo me anche qualcuno di nuovo, qualcuno che potrebbe avere dei figli, tra l'altro, e potrebbe anche entrare, affacciarsi nella tua vita, non solo una persona del passato, eh? Secondo me anche persone nuove, invece se già hai la persona, per carità. Non è per te, ma è per qualcun altro. Però quelli che non ce l'hanno, qui qualcuno si va a muovere. Eh? Vediamo un po' ancora brevissimo. Però qui c'è da scegliere, c'è niente da fare. Qui c'è da. Basta. Vediamo un po'. Lettura numero 2. Stellina gialla. Non procrastinare più, eh. Lettura numero 2. Ci sei, ormai devi andare avanti qui. Tutto ti fa muovere qui. Muoviti. Lettura numero 2 gialla, a brevissimo, a brevissimo. Anche a che fare con la casa, io dico che qualcuno trasloca, compra casa, vende, non so che dovete fare con questa casa, ma vedo sempre la casa. Casa, notizie che stai aspettando, cara anima, che arrivano. Forse ti arriva anche qualcuno in casa, eh? Ti arriva anche qualcuno, non so se può essere gradito, assolutamente sì. Qui qualcuno trasloca, ve lo dico proprio, cambia casa. Qui cambia casa, ce l'ho sia di qua che di qua. Qualcuno cambia casa proprio. Vediamo un po'. Io dico che qualcuno qua sta sognando qualcosa che sta aspettando anche da tempo e ci siamo. Questa è una stesa anche molto veloce, vi ricordo, ma proprio tanto di movimento la 2. Ci sono ruote ovunque che girano e qualcuno qua realizza qualcosa che sta aspettando da molto tempo. Una speranza proprio avete voi, qualcuno all'ascolto, eh? Però qualcuno qui è già in presenza di qualcuno di benevolo nella vostra vita. Potrebbe essere comunque uno di famiglia, potrebbe essere proprio il vostro compagno, che sia uomo però, che è un uomo. Vediamo un po' ancora qualcosa. Notizie subito, ecco, questo è come fosse la firma. Qui c'è una convocazione per una cosa molto importante. Eh? Attenzione a non perdervela perché sennò porta male. Quindi se dovete firmare qualcosa e farlo, fatelo entro, diciamo, breve tempo. Eh? Perché qui c'è una notizia molto importante, di nuovo. Qui c'è proprio l'asso di quadri, che è molto bello. Notizie che arrivano a breve. Anche denaro, qualcuno che entra. Oh, finalmente vedo il denaro oggi. Che entra qualcuno perché sì, però qui c'è anche l'amore tanto nella 2. C'è anche qualcosa che si va a sistemare
anche nell'amore. A breve, allora, quello che senti qua accade a breve. Magari adesso c'hai zero, non hai niente, tu dici, ma com'è possibile? Ma tutto è possibile qua al sincronismo divino, eh? Qui a breve ti può cambiare la vita, te. Però ti devi scegliere, basta. Qui qualcuno deve decidere, qui Tarocchi hanno parlato chiaro, eh? Con tutti questi arcani maggiori è un momento clou della tua vita, questo. Assolutamente, è incredibile. Guardate quanti arcani avevo tirato giù 5 carte e in queste 5 carte c'erano 4 arcani maggiori. Ditemi voi, insomma, chi conosce un po' le carte sa che una preponderanza, predominanza di arcani maggiori significa un momento proprio importante, karmico, dove si stanno verificando delle cose molto grosse, non sono gli arcani minori, sono gli arcani maggiori. Quindi prendi questo momento importantissimo che arriva adesso. Qualsiasi sia la tua situazione, cara anima, questo è un collettivo, non posso tanto andare ad indagare. Ok, per quello ci sono le consulenze private, però qui dovresti seguire comunque questi consigli, anche Melchisedec, che insomma studia, approfondisci, vedi se ti serve qualcun altro per darti ancora delle nozioni. Mi raccomando, apertura, procedere, andare avanti, va bene? E questo tuo passetto dopo passetto hai fatto molto bene fino adesso, perché adesso stai raccogliendo e raccoglierai a breve i frutti. Grazie cara anima, lasciami un mi piace al video, iscriviti al canale, io ringrazio tutti, ricordo chi vuole una rispostina ad una domandina può andare su ko-fi.com a fronte di una piccolissima donazione, c'è il link diretto qui sotto, senza che vi impazzite tanto, quando dico leggete la descrizione del video, andate a leggere la descrizione del video, ci sono tutti i link per la tua maglietta, il sito web, chi vuole c'è anche il link per wisio.com e per i video consulti. E poi che dire, chi vuol parlare con me vada su quintadimensioneletture.it perché lì ci sono tutti i servizi e appunto lì scegliete. Se non trovate qualcosa mi scrivete un'email. Grazie di cuore, tanta luce a tutte voi anime. Vi aspetto presto su Quinta Dimensione Letture per un nuovo video insieme a me. Ciao a tutti, grazie.